B Marcello Bergamo è un'azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo. La diffusione del marchio MB Bergamo è al centro degli obiettivi aziendali, analogamente allo sviluppo di partnership con marchi nazionali ed internazionali. Simbolo di una città, un simbolo di una nazione. Siamo negli Stati Uniti e più esattamente in California e il ponte che vedete, il Golden Gate, è quello che apre le porte di San Francisco. Siamo in California, Stefano Bertolotti e chi vi parla per seguire da vicino la prima prova di Coppa del Mondo di mountain bike. Ma quest'oggi qui a San Francisco faremo anche altre cose. Seguiremo infatti Paola Pezzo, la campionessa olimpica, in un giro turistico per questa città dalle mille sfaccettature e molto affascinante. Vediamo. Proprio in riva al mare con il Golden Gate alle spalle. Dopodiché Paola Pezzo si è spostata sulla celebre Lombard Street, che è conosciutissima come la strada più tortuosa al mondo, con i suoi 8 tornanti. E a proposito di questo viaggio in America di Paola Pezzo, è giusto ricordare che la veronese, proprio qui negli Stati Uniti, dove ha vinto le Olimpiadi, è un vero e proprio personaggio. Più volte per le strade di San Francisco tante persone ci hanno fermato riconoscendola. Sì, Paola Pezzo è un po' il simbolo, un po' il mito. Ricordiamo, siamo a San Francisco, terra di Gary Fisher, lo scopritore della bicicletta, della mountain bike, vecchio, ha 50 anni, ma da giovane faceva il panettiere. E siccome San Francisco presenta queste difficoltà altimetriche, ecco che ha pensato di superarle con una bicicletta da mountain bike. San Francisco, città dalle mille sfaccettature, e anche Paola Pezzo è attratta da questi suonatori sudamericani che suonano nella piazza, e più esattamente in quella di fronte al porto, quella di fronte all'isola di Alcatraz, tempo indietro, vecchio carcere tra i più temuti di tutti gli USA. Ed eccola Paola Pezzo a mirare proprio con il cannocchiale l'isola di Alcatraz. Siamo al porto, dicevamo, vero Stefano? Fisherman Wharf, la zona di San Francisco, popolata anche di foche e con anche dei reperti storici. Questo è un sommergibile, il Pampanito, che ha guerreggiato nel secondo conflitto bellico mondiale. Anche un'altra nave da guerra è esposta in questa zona. Una città molto affascinante, ricca di storia, ed ecco il sommergibile appunto del quale abbiamo appena parlato, con la bandiera americana, simbolo dell'America, simbolo della libertà, un po' simbolo del mondo in evoluzione. San Francisco sulla costa del Pacifico, una costa ricca di tradizione peschereccia e un'aria che si respira proprio per le strade della zona portuale. Stupendi questi granchi, stupendi non solo per noi ma anche per Paola Pezzo, che ne è particolarmente attratta. E il nostro viaggio a San Francisco prosegue qui, proprio di fronte ad uno dei luoghi simbolo di questa città, la City Hall, il municipio. Siamo infatti nel centro civico, abbiamo visto, vediamo appunto la City Hall. In questa zona, diciamo, si trovano tutti quegli elementi che caratterizzano la vita di una città, oltre al municipio, il centro civico, i vari tribunali, i parlamenti. Anche se siamo in California, la capitale comunque è Sacramento, ci sono tantissimi uffici in questa zona.
Ma San Francisco è conosciuto nel mondo anche per i cable, come si dice, Stefano? I cable car, questi tram potrebbero essere definiti, che appunto caratterizzano le strade di San Francisco e vengono trainati da un binario sotterraneo. In questo caso è Paola Pezzo a pedalarci a fianco. Sì, vuole misurarsi questa Paola Pezzo con queste salite che superano il 17% con la sua nuova bicicletta, una Fisher, naturalmente una Gary Fisher dal nome un po' particolare, Sugar. Ma Paola Pezzo, dopo aver provato queste salite così importanti, desiste, vuole a questo punto farsi un giro con questo famoso tramvaino. Appoggia la bicicletta a un palo e aspetta appunto che il cable car arrivi. Ed ecco Paola, anche lei soddisfare la propria voglia di farsi un giro con questo caratteristico treno, un trenino, veramente un tramvai molto molto caratteristico, e soprattutto anche le strade, Stefano, strade che ci hanno veramente impressionato. Infatti è fortissima la pendenza di queste strade, le immagini forse non danno veramente merito alla reale pendenza delle strade che caratterizzano San Francisco, tanto celebri anche grazie a numerosi film e telefilm, celebri inseguimenti con la polizia lungo queste strade. E Tramino porta Paola Pezzo e noi che la stiamo ritraendo nella parte più commerciale di San Francisco, la parte centrale, e quindi tra poco scenderemo a farci una bella passeggiata. Ed eccoci arrivati a Market Street, la zona dei negozi, come dice la stessa parola, Paola Pezzo, attratta dalle vetrine che sono presenti, e questo è un po' il centro dove si incontrano i personaggi più stravaganti, i personaggi più diversi che vivono in questa città. Una città anche a misura d'uomo, se vogliamo proprio guardare, nonostante l'intenso traffico tutto è molto in ordine, posteggi che si trovano in ogni angolo, e quindi insomma una vera dimensione americana, d'accordo, come questa macchina, ma che ha anche tanta tanta umanità. Infatti tutti sono comunque assistiti in questa città. Il caratteristico capolinea del cable car, il treno arriva alla fine e sale su una piattaforma girevole che viene appunto girata a mano per poi ripartire. Ed ecco qui i personaggi che popolano le strade di San Francisco, dove abbiamo trovato tanta tantissima gente in bicicletta proprio. Ma non solo, in bicicletta anche tante persone a piedi, come dicevamo, una città a misura d'uomo con molte stravaganze. Qui ormai è giunta la sera, sono gli ultimi minuti che percorriamo per le strade di San Francisco, giusto a tempo di vedere qualcuno che se ne va in giro con la radio oppure che pedala a più non posso, si fa per dire, con la propria mountain bike. E concludiamo questa prima parte di San Francisco e della visita di Paola Pezzo nella città californiana con questa immagine notturna. Someone is dying for today. I just don't understand how come we can do it again.